You ass, come here, ass, fuck. Mamma, esco! Dove vai? A puttane! E con chi? Uffa, tanto non li conosci! Ma hai chiesto il permesso a papà? Che palle, no! Papà! Che c'è? Posso andare a puttane? L'hai chiesto alla mamma? Sì! E che ti ha detto? Che va bene! Se va bene per lei, va bene anche per me! Amore, li hai presi i soldi? No, mica le paghiamo! Ah, no? No, le pestiamo, così poi arriva Striscia la notizia! Va bene, Nicolò, però non fare tardi! Che palle! Ciao! Mamma, esco! Dove vai? A comprare la droga! Mi prendi allora anche un litro di latte? Che palle, va bene! Scremato, e chiedi anche a papà se ha bisogno di qualcosa! Uffa! Papà, sto uscendo a comprare la droga! Ti serve qualcosa? Vuoi passare dal ferramento e prendermi i bulloni del 5? Che palle, va bene! Io vado, ciao ciao! Nicolò, anche un filoncino di pane! Ma che palle! Ma come faccio a ricordarmi tutto? Ma dai, che sono solo tre cose! Ho capito! Ma prima devo comprare la droga, poi devo comprare le siringhe, poi devo trovare un posto dove farmi, poi mi devo spruzzare la droga nelle braccia e quando sono fuori come faccio a ricordarmi tutto? Io sono solo un bambino! Scriviti un bigliettino, tesoro! Cazzo, che palle, va bene, me lo ricordo, ciao ciao! Ciao tesoro! Salutami Luigino! Che palle! L'hanno fatto vedere anche a Striscia la notizia! Luigino è morto di overdose 3 settimane fa! Ciao ciao! Mamma! Esco! Dove vai? In Svizzera a portare dei soldi! Ma non puoi metterli nel salvadanaio? Uffa, che palle, mamma! Sono più di 1 milione di euro, non ci stanno nel salvadanaio! Posso andare in bici? No, è pericoloso andare in bici, te l'ho detto 1000 volte, quando ho detto di no è no! Ma vaffanculo, non voglio andare in bici, perché io ho preso la bici che fa fuori e tu non me la fai mai usare perché sei cattiva, vaffanculo, voglio usare la bici! Va bene, chiedi a papà! Papà! Dimmi, Nicolò! Posso andare in bici in Svizzera? Sì, però quella con le rotelle! Ma mamma culo! Non le voglio andare, le rotelle! Non voglio andare in bici! Perché le rotelle sono degli sfigati di 5 anni! Io ne ho 10, voglio andare con la bici normale! E va bene! Allora prendi quella senza rotelle! Mamma! Il papà ha detto che va bene! Io esco! Ciao ciao! Va bene! Quando torni? Non lo so, mamma! Dipende se riesco a passare la dogana! Poi forse al ritorno mi fermo in un bordello a Lugano! Va bene! Ma almeno hai fatto merenda? Che palle, mamma! Non posso mangiare! Ho ingoiato 10 ovuli di eroina da dare a un tipo in Svizzera! Secondo te, come ho fatto a fare 1 milione di euro a 10 anni? Ciao, ciao! Mamma, esco! Dove vai? A lanciare i barboni dal cavalcavia! Ma non sarà pericoloso? Uffa, ma l'ho già fatto 100 milioni di volte! Tesoro, puoi rispondere tu? Che palle! Pronto?
Aspetta che ce lo chiedo a mia mamma. Mamma, è il vicino che chiede se abbiamo dell'acquaragia. Non lo so, chiedi a papà. Che palle, papà. Dimmi. Abbiamo l'acquaragia per il vicino? Mi sa di no, però se vuoi abbiamo dell'alcol etilico. Ma no, l'alcol etilico ci serve a noi. E a che cosa vi serve? Per dare fuoco ai barboni prima di lanciarli dal cavalcavia. Allora digli che ci dispiace tanto. Ha detto il mio papà di andare a fare in culo e non chiamare più. Ciao, ciao. Allora io esco. Ma ti sei coperto bene? Che palle, mamma, così mi fai scappare tutti i barboni! Mamma, noi usciamo! Venite a fare merenda prima! Cazzo, che palle, mamma, dobbiamo uscire! Va bene, ma dove andate? Andiamo a seppellire un cadavere! E quando tornate? Che palle, mamma! Torniamo quando ci pare! Ma anche tu, Gigetto, la tratti così, la tua mamma? No, signora! Bravo! Mia mamma, se solo ci prova ad aprire bocca, si prende tante di quelle legnate nei denti che le passa la voglia! Bambini! Cercate almeno di non sporcarvi! Ok! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Alla prossima! Papà! Che c'è? Dov'è la cassetta del pronto soccorso? Non lo so, chiedi alla mamma! Mamma! Cosa c'è? Dov'è la cassetta del pronto soccorso? Cosa ti serve? Gigetto non sta tanto bene. Cos'è successo? Si è sbucciato un ginocchio? No, ha fumato troppo crack. Ma quante volte ve lo devo dire di stare attenti quando giocate? Ma uffa, non è colpa nostra, lo spacciatore che taglia la cocaina con la benzedrina. Amore, non è una bugia? No, te lo giuro. Va bene, allora la cassetta del pronto soccorso è in bagno, sotto al lavandino. Pronto? Aspetta che ce lo chiedo a mio papà. Papà! Che c'è? Il vicino chiede perché urliamo sempre! Non lo so, chiedi alla mamma! Mio papà ha detto che sei una testa di cazzo. Sul tappetino di casa, lo sai che mia mamma si arrabbia per queste cose, fuori dai coglioni. Mamma, esco. Dove vai? A fare in culo. E papà lo sa? Sì, papà è già là che mi aspetta, vuoi andare anche te? Copriti bene, Nicolò, che fa freddo! No, ma fare in culo tanto fa caldo! Ciao, ciao, ciao! È aperto! Permesso! Chi è? Salve, signora, sono Gigetto, l'amico di Nicolò! Nicolò è uscito! E dove è andato? Ha detto che andava in un posto tipo discoteca! Non ho capito perché ha detto vado in balera! Ah, forse ha detto in galera! Ah sì, ecco, bravo, esatto! Signora, per favore, posso andare un attimo in soffitta che devo fare una cosa? Certo, Gigetto! Però prima chiedi il permesso a mio marito!
Uffa, che palle questa. Signore, salve, sono Gigetto, l'amico di Niccolò. Ciao Gigetto, Niccolò è con te? No! Sai dov'è? In galera! Hai bisogno di qualcosa? Sì, per favore, posso andare un attimo in soffitta perché devo togliere di mezzo tutta l'eroina che Niccolò tiene nascosta prima che arrivi la polizia. Va bene, ma fai attenzione ai gradini. Grazie. Uffa, ecco, è arrivata la polizia, uffa, uffa. Signora! Che c'è? Per favore, posso dare fuoco alla casa per creare un diversivo? Sì, ma fai attenzione a non scottarti. Sì, va bene.